Ciao a tutte, oggi ho realizzato un mi trucco con voi un po' colorato, come vedete, bello intenso, per cercare di contrastare un po' il grigiume, il tempo muffo che c'è da una settimana a questa parte, almeno qui al nord. Per farlo ho utilizzato principalmente la palette di Urban Decay, il nuovo rossetto di Kiko. Nuovo per me ovviamente perché l'ho comprato da poco e il blush della Belle che ho preso su Macchiaia, così li vedete in azione insomma questi prodotti. Avevo già registrato l'introduzione a questo mi trucco con voi, ma poi per sbaglio nell'editing l'ho cancellata, quindi la riregistro. Nel frattempo la luce è cambiata, ma insomma nel mi trucco con voi la luce è un po' meglio di come adesso, e quindi vi lascio ovviamente al video. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao! Come base per gli occhi ho usato questo Paint Pot della MAC nel colore Camel Coat, che è questo grigiolino taupe molto chiaro, e l'ho già steso con il dito. Perché direte voi, l'ho già steso perché sono una stordita e invece di iniziare con la base solo sull'occhio sinistro, l'ho già steso anche sul destro, comunque è la base che ho utilizzato. Adesso dalla Vice 3, che sarà la protagonista di questo colorato mi trucco con voi, vado a prendere Dragon, che è questo verde brillante qui, e per stenderlo utilizzo il pennello doppio in dotazione alla palette, che non mi piace per niente, ma ve lo faccio vedere in azione. Non mi piace per niente perché per essere una palette di Urban Decay questo pennello, secondo me, come direbbe Giorgia April, è un po' pulciarello. Cioè, sì, non è per niente bello né da vedere né da utilizzare, ma appunto ve lo faccio vedere in azione. Quindi stendo il verde su quasi tutta la palpebra mobile e poi nell'angolo e sfumato nella piega vado a prendere Bondage, questo qua insomma, che è questo viola borgognato, e lo metto nell'angolo esterno e ovviamente lo sfumo verso il verde, controllando la stesura, perché in tutti i mi trucco con voi che ho realizzato mi sono resa conto di aver truccato molto di più e molto meglio l'occhio destro, cioè quello che faccio insieme a voi, rispetto al sinistro. Quindi mi prendo un attimo di tempo per vedere se la stesura è uniforme, e anche se scazzo un po' nella stesura, tipo qua, anche ho fatto questa bella punta, adesso con l'altro lato del pennello vado a sfumare nella piega e un po' in fuori. Adesso prendo questo marroncino biscotto Downfall e lo prelevo con la parte da sfumatura del pennello doppio e lo piazzo qui. Quindi praticamente sull'osso dove finisce il viola e andando un pochino in su. Finito di stendere e di sfumare Downfall, vado a prendere Truth, che è questo rosino chiaro opaco, e lo stendo semplicemente con il polpastrello qui sotto l'arcata sopraccigliare, in modo da dare luminosità, ma rimanendo opaca perché il trucco occhi è già abbastanza impegnativo. Poi con un pennellino a lingua di gatto piccolo vado a prelevare Bobbi Dazzle, che è il bianco shimmer, e lo piazzo nell'angolo interno per fare il punto luce. Invece nella rima inferiore, con il mio solito pennellino Sephora 070, sì, 70, vado a prelevare il marrone opaco, questo qui che si chiama, presumo, Defy, scritto Defy e finisce con la Y, e
e lo porto sotto. Quindi parto dall'angolo esterno, dal viola e vado verso il bianco. Nella rima interna, per continuare con il colore e contrastare il grigiume e l'umido e la pioggia di questi giorni, vado a prendere Cielo di Neve Cosmetics e la metto appunto nella rima interna. È questo bel azzurro turchese, molto luminoso. E come vedete anche piuttosto scrivente, perché insomma nella rima interna si vede. Ecco, grazie Gala, sta abbaiando ai vicini nel corridoio. E invece sopra le ciglia, l'attaccatura delle ciglia superiori, vado a mettere melanzana purple, sempre di neve, e la metto come se fosse l'eyeliner. Quindi facendo una riga che vorrebbe rimanere abbastanza sottile, giusto per definire un po' di più le ciglia. Le ciglia, l'attaccatura delle ciglia. Come mascara, metto il Lash Mania Reloaded di Essence, che mi piace un sacco per l'effetto che fa sulle ciglia. Non è tantissimo volumizzante, ma è molto molto allungante e non fa grumi, le separa molto bene. Mi è piaciuto da subito questo mascara e l'ho aperto già da tantissimo tempo e non si è minimamente seccato, quindi devo dire che per me è veramente ottimo come prodotto. Lo metto anche sulle ciglia inferiori. Le sopracciglia le ho già fatte, sempre con il mio solito set di Sephora, che vi ho mostrato più volte, quindi non ve lo rimostro. Allora, come blush, visto che l'ho comprato da poco e magari vi fa piacere vederlo in azione, uso questo qui di Belle, questo multi blush, sì, fan multi blush, che è il lo 01, eccolo qua. Ecco qui, io mescolo tutti i colori, stendo, sorridendo. Devo dire che non è che ne abbia. Gala! Scusate. Non è che mi abbia colpito particolarmente per pigmentazione, perché rimane molto molto chiaro. Io lo prelevo soprattutto da questa parte dove vedete ci sono i colori un pochino più intensi, ma in ogni caso vedete che non è che le guance mi si stiano colorando più di tanto, quindi non è sicuramente un blush con cui rischiate di fare la chiazzona, perché insomma la scrivenza è direi medio bassa. Infine, come rossetto vado ad utilizzare questo qui di Kiko, che è il numero 521. Di questi qui con il tappo, la confezione argentata, che è questo bellissimo colore qui, molto autunnale, veramente molto bello. È molto molto morbido questo rossetto. Per cui fa un effetto anche piuttosto idratante. Vi faccio anche uno swatchino perché non so, come al solito, dalle labbra quanto si riesca a capire. Comunque il colore è questo qui. Eccolo. E basta, direi che questo bisogna assicurarsi che faccia click perché sennò non si è chiuso e potrebbe scappare da sotto. Questo quindi è il look finito. Un po' colorato per, come vi ho detto, contrastare il grigiume, l'umidità, la schifezza di tempo di questi giorni. Questo è nuovamente il dettaglio. Spero che
i colori non vengano troppo falsati, ma probabilmente sarà così, portate pazienza. E niente, spero di avervi tenuto compagnia, spero di avervi dato qualche spunto come al solito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!